La poesia, secondo Giampiero Neri, anche secondo me, è ipotesi. In realtà io qui parlo della poesia dei poeti viventi. È chiaro che non è ipotesi quella di D'Annunzio, ma sono anche dell'idea che un poeta vivente non può dirsi poeta, perché lo sarà se resta. Cioè, lui si dice poeta, ci sono certi che addirittura scrivo poeta sul passaporto, professore poeta, ma per me è assurdo. E uno è poeta se rimane, se ecco. Allora, a questo proposito, io avevo scritto anche un frisbee, io mi presentavo sempre come traduttrice. Se poi mi capitava di aggiungere sono anche poeta, immancabilmente l'interlocutore mi correggeva: vuoi dire poetessa? La volta successiva con un'altra persona, se dicevo sono anche poetessa, veniva comunque corretta con un vuoi dire poeta? Insomma, una beffa, ora sono monaca. Nel senso che se uno non dice con assoluta presunzione sono poeta, non è poeta per gli altri. Dunque è sempre una forzatura che uno deve fare, ma perché il concetto di poeta è talmente estraneo che, come dico, secondo me si accettano come tali solo quelli che sono già morti. Allora, per dire, ecco questa copertina, queste foto delle latine della Pepsi. Io, il titolo è Le fototessere dell'uomo ragno. Allora, per me questo è poesia, ma non è per molti altri. Lo potrà essere, questo poi è una cosa che ho fatto negli anni 70, eh? Allora negli anni 70 era quasi impossibile che qualcuno lo vedesse come poesia. Adesso forse, visto che voi avete sorriso, voi lo vedete come poesia, ma non sono tanti. Allora era questo che io intendevo, ma non solo in quello che è la poesia visiva, che comunque è una cosa non classica, ma il mio primo frisbee è aspetti, solita storia. Il mio primo frisbee è oddio. Una volta, aprendo il frigorifero, è capitato anche a me di dire c'è qualcosa di marcio in Danimarca. Ora, che Shakespeare mi aiuti in un momento del genere, io la trovo una cosa meravigliosa. Dunque, per me è assolutamente poesia. Però si vedrà tra 30 anni se lo è ancora. Oppure se questa cosa, se piglia una strada dove arrivano altri più o meno in questa direzione, allora diventa un punto fermo, se no non niente, scompare. Ecco, allora intendevo quello. Allora, allo stesso modo, la sperimentazione io l'ho avvicinata appunto quando sono uscite i primi testi, i nuovissimi, e mi è stata profondamente importante perché sentivo tutta la metrica, tutto il ritmo delle poesie ottocentesche e sentivo anche che non riuscivo a togliermelo di dosso, ma si prendeva sempre tutte le volte che scrivevo. E la Guardia mi ha aiutato a fare Piazza Pulita. Con profonda gratitudine da parte mia. Uno, perché mi ha dato anche uno spazio, una sensibilità altra per quanto riguarda la poesia. Per esempio, quella poesia non assertiva, che è solo suono, no? Che io personalmente non ho mai praticato. Ma ne ho praticato pochissimo, solo una decina all'inizio. E però per certi quelle sono le sole poesie che abbia scritto, mentre tutte le altre non lo sono. Mentre secondo me la mia natura viene fuori coi frisbees. E allora, ecco, l'Avanguarda mi è servita a questo. E poi per quanto riguarda la ricerca,
Dunque, io avevo cominciato come fotografa e ho avuto molti riconoscimenti come tale. E poi, per una serie di ragioni, e anche perché ero fortunata, nel senso che non mi guadagnavo da vivere con la fotografia, io ho potuto anche smettere, perché ho avuto delle delusioni talmente grosse nel fatto, per esempio, che le riviste cambiavano completamente il senso del tuo lavoro, che ho detto, se io allora mi illudevo che avrei capito il mondo meglio stando dietro le scene, cioè arrivando ad avvicinarmi a certe cose significative, beh, questo naturalmente ho capito subito che era falso. E la prima volta che ho capito una cosa che è stata una rivelazione, il giornalismo me l'ha assolutamente bloccato, non ha permesso che uscisse. Allora mi sono detta, beh no, basta. Poi erano successe altre cose. Avevo passato un anno e mezzo straordinario, io sono del 34, cioè nel 59, nel 60, quando sono stata per 2 mesi in Egitto, nel 59, quando c'è stato l'inizio dei lavori della Grande Diga, con i russi che venivano a fare questi lavori. E poi negli Stati Uniti per un anno, dove ho seguito tutta una serie di manifestazioni molto molto importanti, per esempio da quell'incontro di tutti i capi alle Nazioni Unite, la volta che Khrushchev ha battuto la scarpa sul tavolino, andare a trovare von Braun e gli altri 12 tedeschi di Peenemünde, che erano stati presi dagli americani e lavoravano tutti alla NASA, e poi tutta una serie di cose. E la cosa che ha avuto per me un effetto molto importante è stato fotografare Wilhelm Rudolph, che aveva appena vinto 3 medaglie d'oro a Roma alle Olimpiadi del 60 e che era tornata. Ed era assolutamente svuotata di ogni senso della realtà, perché lei da 12 anni si allenava e basta, e non andava più a scuola, non aveva più rapporti con gli amici, eccetera, eccetera. Conosceva soltanto il cronometro e la pista, vince 3 medaglie alle Olimpiadi, sa che non potrà mai fare qualcosa di più di quello, e ha un tic nervoso per cui sbadiglia sempre, e evidentemente allora non l'avevano ancora messo vicino uno psicologo, qualcuno che l'aiutasse. Lei a 18 anni si trova assolutamente bruciata, come se non avesse più nessuna ragione di vita. Questa donna poi è morta alcolizzata prima dei 50 anni. Io vedo questa cosa. Ne parlo anche con la giornalista che avrebbe scritto il pezzo, che era Gina Racca, moglie di un giornalista della RAI che lavorava a Washington. Lei è d'accordissimo, perché per noi è stato uno shock capire questa cosa. E poi la rivista ci taglia tutto e fa la storia della Cenerentola che esce dal suo ambiente e vince. E questa cosa qui per me è stata una delusione tremenda. E poi si è saputo dopo che è morta prima dei 50 anni, dunque non è mai venuta fuori. Per quanto riguarda la ricerca, in realtà è stata ricerca tutta la mia vita. Tant'è vero che poi a 50 anni ho trovato il buddismo, e adesso lo sono fino in fondo, ho fatto della strada perché per me è stata importantissima. In realtà i libri anche di prosa, più i frisbees che ho scritto in questi ultimi 30 anni, sono tutti profondamente legati al buddismo. Allora diciamo che io ho avuto molto successo con la fotografia,
ma ne ho poi avuto pochissimo con la scrittura, anche perché all'inizio la gente si chiedeva, ma questa cosa vuole anche la scrittura? E poi perché io non mi sono mai riuscita a dare da fare per essere molto presa sul serio. Il fatto di scrivere praticamente solo poesia umoristica in Italia non è un grande vantaggio, perché in qualche modo la poesia in Italia tende ad essere malinconica, desiderante, e tutti aspetti che io cerco di effettivamente di evitare nell'immagine che do di me stessa. Ecco, allora direi questo. Poi, ecco, cos'è stata l'esperienza di Mulino di Bazzano? Voi dite genuinamente anche conformista e perciò naturalmente d'avanguardia. Ecco, Spatola era talmente immerso nella propria poesia che non voleva assolutamente avere rapporti costanti o di dovere per lavoro col resto del mondo. Per lui era importantissimo essere isolato e poter macinare i suoi pensieri, trasformandoli in poesia, senza le minime distrazioni mondane o formali. Tutti sanno che beveva moltissimo, in realtà questo bere è stata la causa della sua fine così prematura, ma anche questo vuol dire vivere in un mondo suo, non a contatto con gli altri. E lui era, per lui la poesia era veramente tutto. E però ha anche scritto una poesia molto dura da comprendere, molto impenetrabile, perché anche lì era come se volesse che gli altri facessero una fatica quasi pari alla sua per capire come lui l'aveva fatta per scrivere. E questo, ecco, invece quando doveva fare delle letture pubbliche faceva sempre delle performances di poesia sonora, dove era anche lì bravissimo, con tutti i tempi molto molto giusti e con degli effetti ottimi. Però le sue poesie non ha mai lineari, non è mai lette in pubblico. Le leggeva soltanto agli amici più cari, che invece erano dei pittori di Modena o di Piacenza o di Bologna, che venivano a trovarci a Mulino, dove noi non avevamo nemmeno il telefono, allora i cellulari non c'erano. E allora dopo cena diceva: adesso vi leggerò alcune mie poesie. E si creava un silenzio assolutamente impressionante. Lui leggeva, ho la certezza quasi che nessuno capisse veramente quello che lui stava dicendo, ma tutti avevano veramente la sensazione che la sua poesia fosse una cosa molto importante. E questo, grosso modo, salvo per esempio dei testi criciti che ha scritto su di lui Anceschi o Guido Guglielmi, ecco, anche in tutti questi anni c'è stato pochissimo lavoro su di lui fatto dai critici. E vabbè, d'altronde ce n'è stato pochissimo anche su Corrado Costa, che ha fatto una poesia molto comica e straordinaria, deliziosa. Allora, tutti noi nei nostri testi abbiamo scritto
delle cose in omaggio a Emilio Diglia. E in effetti, spocciandoci a Mulino come abbiamo fatto, abbiamo seguito anche lui nella sua scelta di fare fuori dall'establishment e da qualsiasi forma di potere. E adesso però Emilio viene molto rivisto, escono molti testi, libri, critiche su di lui, e questa è una bellissima cosa. E vediamo se poi succederà anche ad Adriano e Corrado. Io non seguo più la poesia visiva, perché anche il mio buddismo richiede moltissimo tempo e non ce la faccio. Faccio delle recensioni per il Verdi a dei libri di poeti e poi scrivo ancora le mie cose, ma non riesco a occuparmi più di poesia visiva. Personalmente non mi viene più in mente di farla. Però, secondo me, non vedo perché chi è giovane e ha voglia di farla non debba farla. E io ho ricevuto questo testo, tutto, quasi tutto, di giovani dell'archivio Carlo Palli di Prato, le tavolette energetiche, e ci sono molti testi che trovo molto divertenti. Dunque, però io non ho più un tipo di energia che partecipa alla cosa, dunque non so giudicare fino a fondo. A me sono piaciute, ma mi sento assolutamente fuori, dunque non me la sento nemmeno di dare un vero giudizio, insomma. Ecco, poi il percorso dalle prime poesie ai frisbees. Le prime poesie sono sostituzione e sono quelle che io ho fatto leggendo l'introduzione di Giuliani ai Novissimi e prendendo delle parole e mettendole assieme. Assolutamente quel discorso di una poesia non assertiva e che lascia in sospeso certe intuizioni e uno la capisce come vuole. Però diciamo anche che il mio primo romanzo, che è uscito nel 66 da Feltrinelli, era Il grande angolo, ed era scritto alla maniera del Nouveau Roman. Siccome nel 2013 c'è stato il cinquantenario del gruppo 63, mi hanno chiesto due o tre testi su quel periodo, chiedendomi di parlare della fotografia per me di quegli anni, no? E io, dovendolo fare e soprattutto dovendo pensare ogni volta a qualcosa di diverso per non ripetermi, ho ripensato tutto quanto e ho detto: siccome Cecilia Bello nella sua collana Arebour per Oedipus aveva deciso di ripubblicare Il grande angolo, allora ho detto: accidenti, ma riscrivo Il grande angolo, lo riscrivo, però se là era parlavo di emozioni senza mai entrare in dettaglio, no? Sorvolando, qui ho parlato storicamente e mondanamente di tutta la faccenda, del mio piacere di trovare le porte sempre aperte, delle cose straordinarie che succedevano e che erano successe in quei due anni, e allora l'ho riscritto in maniera completamente diversa. Se non che nell'ultimo capitolo, allora, questo libro si chiama Foto e le commerciale e frisbee. In foto io rifaccio il grande angolo,
Nell'ultimo capitolo parlo del mio cammino spirituale. In E commerciale io parlo di un'ultima incredibile epifania che ho vissuto e che l'ho vissuta proprio perché uno veniva ripubblicato il Grande Angolo e io ho dovuto scrivere un testo che rivedeva il mio lavoro 47 anni dopo. Due, perché il Verri aveva deciso di fare un numero su Spatola che è uscito nel giugno dell'anno scorso. Allora, io che avevo già scritto due numeri su Spatola, tre, ho detto adesso 80 anni, sarà l'ultimo che scrivo, lo devo fare proprio come si deve. E allora uno mi sono messa in quella famosa antologia a rileggerlo tutto e due, ho capito certe sue poesie molto meglio di prima, anche grazie a un'amica che avevo appena conosciuto, perché era venuta a sentirmi alla Libreria delle Donne dove parlavo di Piero Pezzo e siamo diventate amiche. E allora gli ho fatto leggere Spatola e lei è straordinaria, lei pide in mano Spatola e lo capisce subito come ci ho messo 20 anni. Allora mi sono anche fatta aiutare da lei per fare questo pezzo per il Verri, tant'è vero che c'è anche il suo nome nel titolo. E avendo ritrovato queste due cose, il mio testo di allora, i testi di Adriano, questo ha fatto sì che succedesse un'epifania assolutamente, per quanto riguarda spazio e tempo, assolutamente incredibile. E infatti il libro Foto e Prismi, nella seconda parte, nella parte di quella E commerciale, è basato su questo, su questo fenomeno, mentre poi i frisbee sono i soliti frisbees che io scrivo. Per esempio, un bravissimo attore e poeta bolognese, di cui scusate ma in questo momento non ricordo il nome, ha definito i frisbees molto generosi e questa è stata una sua, un suo giudizio che mi ha commosso. È quello che vogliono essere, nel senso che come forse sapete, i frisbees sono annotazioni su cose che vedo, che sento, che penso del quotidiano più assoluto. E poi ce ne ha anche molti di, per esempio, amiche mie che sono adesso nonne, che mi raccontano dei loro nipotini e che trovo meravigliose. Allora, è una serie di poesie su tutto quello che può succedere quotidianamente, che ti dà allegria e che ti dà positività. E dunque il fatto che siano considerati generosi mi piace bellissimo, perché infatti ci sono anche tutti gli altri questa cosa. E sono anche l'espressione della forma, diciamo, positiva che io riesco ad avere dopo un grosso lavoro su me stesso, sui propri pensieri negativi, sulle proprie emozioni negative, fatte col buddismo. Per cui sono profondamente grata al buddismo che, se vuoi, è un lavaggio del cervello, ma un lavaggio del cervello che fai tu a te stesso. E dopodiché ti trovi molto, ma molto più libero di prima. E questo fa sì che anche i frisbees abbiano questa lievità e questa allegria. E per esempio, succedono anche dei fenomeni straordinari. La nipotina di una mia amica dice: ah sì, all'Epifania i magi e le fate vanno a trovare Gesù bambino. Ora, ai miei tempi le fate stavano in un loro ambiente ben preciso
che non aveva niente a che fare con i magi, no? E nessuno avrebbe potuto dire i magi le fate vanno a trovare Gesù. Adesso c'è tutto mescolato, e questo mi pare straordinario. Così come un altro bambino di un anno e mezzo va in spiaggia, vede una persona con questo vecchio Nokia, lo addita e schiava, nonna, perché sa benissimo che sono solo i vecchi che hanno questo, perché non osano andare avanti con quelli più complessi. Allora, io trovo queste cose, guarda, mi viene la pelle gota dalla gioia, talmente indicative di quello che sta succedendo, che mi pare che non siano soltanto delle cose mie, voglio dire, sono dei fatterelli da niente, ma ti apro anche uno spazio sul resto. E cosa significa avere una pensazione scritta da Giorgio Manganelli? Questa è una storia meravigliosa. Come ho detto prima, io ho conosciuto Manganelli nel 64 alla riunione del gruppo 63 che si è tenuta a Reggio Emilia. E lì l'ambiente era talmente, diciamo, tra virgolette, terroristico nei confronti dei certi novissimi, con i giovani che leggevano i loro testi, che io mi sono spaventata e mi sono rivolta a due specie di zii, che erano anche un po' più vecchi di me, che erano Manganelli e... adesso non mi viene in mente. L'ho detto prima, allora, da quella situazione lì, dove ho chiaramente detto a Manganelli, mi rivolgo a lei, proprio perché questo ambiente mi fa un po' paura, è iniziata una specie di amicizia nei suoi riguardi. Tant'è vero che io, che avevo cominciato a scrivere, mandavo a lui a Roma dei miei testi che mi desse un giudizio. Dopodiché sono andata a Roma, era morto mio marito giovanissimo e ho cominciato ad avere un fastidio tremendo del nevrotrofico, che era quello di essere consapevole di deglutire la saliva. Allora, ti rendi conto, se tu dici adesso deglutto, diventi assolutamente pazzo. Allora, io vivevo allora con Giorgetta Fioroni, era molto amica di Giorgetta e di Germano Lombardi, che era il compagno di Giorgetta prima di Parise, però ho visto che con loro parlare di analisi era assolutamente tabù. Qui si parla naturalmente del 65. Allora, non so per quale ragione, ma non sapevo assolutamente che Manganelli avesse fatto un'analisi, ne parlo con lui e lui mi dice sì, assolutamente, la devi fare, benissimo. Però non vado da uno junghiano, vado da un freudiano, la faccio molto bravo, Bellanova, che era stato un futurista, aveva anche scritto un libretto, era stato aviatore e aveva anche scritto un libretto. La faccio per 6 mesi, poi inizio la mia storia con Spatola e finisco l'analisi. E però con Manganelli, quando poi sono tornata a Milano, allora, prima di Spatola io vedevo spessissimo Manganelli, che nel frattempo, anche per certe cose che gli avevo raccontato, che poi sono diventati dei frisbees, certi sogni, ci trovavamo benissimo a parlare di psicologia e di queste cose. E tornata a Milano, io nell'80 ricomincio a sognare, e questo è proprio prima che io trovassi il buddismo, poi nell'85, e lo sogno. E allora, dato il fatto che anche prima si parlava moltissimo di psicologia, comincio a raccontare i miei sogni. E qui succede una cosa molto stravagante, che non mi era mai successa in vita mia,
Io li ricantavo, guarda, di notte sto stonzonato nel salotto di qualcuno dove c'erano delle poltrone ricoperte di stoffe a fiori, ta, ah, ma dice lui, ma ero in casa di tal dei tali dove c'era proprio questa cosa che dici tu. Allora, questo inizio di, non so come chiamarlo, di legame con lui a livello spirituale è stato profondamente sorprendente e siccome poi ho trovato il buddismo 5 anni dopo, sono convinta che ci fosse un profondissimo legame tra le due cose. Infatti, io in un libro scritto nel 2001, dicevo che non sapevo come chiamarlo, se zio o tutta una serie di cose, che poi ho capito, per me lui è stato un maestro. Tant'è vero che quando poi io l'ho scritto che mi ero fatta monaca, e questo è successo nel 90, lui mi ha mandato il suo ultimo libro con la dedica a Giulia con devozione Giorgio, cosa che mi ha lasciato assolutamente sbalordita. Poi, dopo la sua morte, siccome io avevo già scritto quel capitolo su Giorgio e l'avevo mandato a Giovanna Sandri, Giovanna Sandri ha avuto l'idea di scrivere anche lei un libro con le lettere che Giorgio aveva mandato a lei, non quelle sue a Giorgio, che poi venne pubblicato da Archinto nel suo epistolario. E lì io scrissi un'introduzione e Graziella Pulce curò tutta l'edizione. Dunque, io avevo chiesto prima di tutto questo, due introduzioni a Manganelli, una per i Nonsense Geografici che era uscito con Geiger e l'altra per Harris Barr che è uscito con Feltrinelli. E sono due introduzioni sue al 100% che mi hanno dato una gioia enorme. E allora quando lui dice che io sono l'unica poetessa epica mi rimasta, io allora non lo capivo. Perché avesse detto una cosa così grossa? Ma l'ho capito adesso quando ho scritto qualcosa come Foto e Frisbee, parodia di questa incredibile epifania che riguarda un tempo, uno spazio grandissimi e risale quasi a Omero, no? No, risale a Omero. E allora, ecco, c'è dietro questa grandissima amicizia che è cominciata, se vogliamo, con le sue due introduzioni, ma lui, allora, un'altra cosa importantissima, lui aveva scritto due lettere alla cognata. Quando è morto suo fratello che amava moltissimo, come amava moltissimo la conata. E queste due lettere sono state stampate da Adelphi per gli amici e non sono state messe in commercio. E in una lui dice alla conata: guarda che l'eternità non è un tempo che non finisce mai, è assenza di tempo. Oh, io non avevo mai pensato all'eternità in vita mia. Non mi riguardava in assoluto, ma che Manganelli dicesse questa storia in una lettera dopo la morte del fratello, io mi sono detta: non è possibile che lui l'abbia letto da qualche parte, lo deve sapere personalmente. Ora, l'eternità è assenza di tempo in Occidente ed è spazio. Spazio libero da ingombri in Oriente, perché è vacuità, è la vacuità di esistenza inerente dei fenomeni. I fenomeni non vivono da parte propria, ma vivono per interdipendenza.
Ora sembra quasi ridicolo questo, ma va visto molto a fondo. Nel senso, è interdipendenza il fatto che qualcuno ha buttato giù l'albero di questo tavolo, l'altro che l'ha segato, l'altro che l'ha fatto. Allora la nostra indipendenza diventa un concetto profondamente reale e lo vivi anche, come dire, lo vivi anche per certi attimi come una verità assoluta, che è un'emozione grandissima, nel senso che c'è la parola o c'è l'immagine o c'è l'odore, può riguardare ognuno dei cinque sensi, potrebbe anche forse riguardare tutti i cinque sensi assieme, ma questo non lo so, non l'ho provato, se tu non concettualmente, perché non c'è più concettualità, tu senti una parola e diventi quella parola, non so come, è come acqua nell'acqua, cioè quella parola poi ti fa provare qualcosa di incredibile. Allora, a me è capitato, sarebbe una storia lunghissima che non la racconto, con la parola rastrellamenti, perché io sento qualcuno in un giardino che rastrella il giardino, i sassi, e provo questa emozione bellissima, come se il suono di quell'astello fosse così sacro che potesse meredire chiunque avesse mai rastrellato, diventa quella cosa lì. E poi dico, sì, cerco di dirmi queste cose, benedice tutte le rastrellate, mi dico rastrellate, e in quel momento mi suona come una pacca data in testa con rastrella qualcuno, no? Allora dico rastrellamenti, cosa sto dicendo? Rastrellamenti. E in quel momento provo una compassione totale per chiunque avesse provato quella cosa tremenda di un rastrellamento. Io, rileggendo Laboriose Inezie, i saggi critici di Manganelli, io sono convinta adesso che lui li incontrasse nello spazio dell'eternità, cosa possibile, e che perciò arrivasse all'essenza di quello che loro volevano dire. Perché poi anche lui dice in altri libri, eternità, due punti, essere vicini, virgola, vicinissimi. E poi in un'altra lui parla di questo spazio nel quale c'è tutto, che per lui ha una forma di cubo, ma dice non tutto quanto lo immaginate voi, bensì il tutto del tutto. E in effetti nell'eternità c'è tutto. Cioè, ti vuoi sapere com'è la testa di Hitler? Fai lì e esamini la testa di Hitler, hai capito? Allora, uno, capisco che lui c'era arrivato. E poi c'è un famosissimo sacerdote, mezzo spagnolo, mezzo indiano, che è vissuto in India per 30 anni e che parla chiaramente di cosa sia l'eternità, e di perché, per carità, vediamo se lo trovo, non confondetela non confondetela in assoluto col tempo come lo vediamo noi, dicendo che prima o dopo questo. Per arrivare all'eternità non ci vuole una spinta di volontà, ci vuole la calma assoluta e ci arrivi. Allora, siccome il maestro, lo psichiatra di Manganelli era Bernard, non so se mi siedo, lui sicuramente può aver dato delle dritte a Manganelli, per cui Manganelli ci arrivava. Hai capito? E allora, io poi non capivo perché Manganelli avesse questa
attenzione nei miei riguardi. E dico, come mai? Ma si vede che lui vedeva qualcosa di me che sarebbe diventato, che io non sapevo in assoluto. Perché finché non ho incontrato i buddhisti, io non mai sapevo di essere già stata discepola dei buddhisti, cosa che è venuta fuori chiaramente dopo. Poiché non ne scorgo il profilo e ne ignoro le dimensioni, ma non posso non pensare che in quello spazio sta tutto, e non solo il tutto quale oggi lo concepite, ma tutti, tutti del possibile. Allora io mi chiedo, ah, come mai lui vede un cubo, io vedo una sfera? Allora, perché lui era molto più profondo di me. Il cubo rappresenta la terra, infatti tutto sulla terra viene tagliato. La casa è un cubo, no? I campi sono dei cubi o dei rettangoli. Cioè lui abitava il suo intestino, che è molto più profondo della testa, perché, cioè, il Buddha quando è morto è uscito dalle ginocchia, la sua mente sta là, non qua. Quando noi sentiamo la nostra mente qua, siamo ancora come la medusa, cioè con tutti i serpentelli che vanno fuori. Invece Buddha ha quel serpente unico che sta sopra, non so se è, con la testa che è di fronte a lui, e quello è Kundalini, che non sta spaccato in 100 serpentelli, ma che è l'energia bassa, che è quella che sale dall'osso sacro e arriva fino al cervello. Allora, nel buddismo la terra, che sono le emozioni, è al ventre. In effetti il ventre, l'intestino, era il primo cervello, questo è il secondo. L'uomo di Neanderthal pensava con l'intestino, con le sue emozioni, non coi calcoli e la razionalità che ha cominciato a fare quando ha cominciato a fare le armi, per esempio. Noi adesso siamo solo qua e abbiamo completamente dimenticato le emozioni, e per questo sono così incasinati. Il buddismo ci fa lavorare per tornare di sotto. La poesia che resta mi fa venire in mente Montale, che alla domanda che cos'è poesia rispondeva proprio: la poesia è quello che resta. Però, come me l'ha detto lei ora, mi arriva ancora più chiaro il significato di quello che voleva dire. Bello, bello questo, grazie. Bello, bellissimo. Grazie a lei, non mi è piaciuta la risposta.